la torta. Potete utilizzare la torta margherita o qualsiasi tipo di torta, anche torta al cioccolato o cocco, qualsiasi ripieno insomma vi piaccia per i vostri cake pops. Io ho fatto 2 torte margherite e andiamo a sbriciolarle. Per dei cake pops più carini da vedere all'interno, potete togliere la parte scura sopra e sotto, insomma l'involucro della torta, e tenere solo la parte interna. Altrimenti, se non vi interessa, potete sbriciolare tutta la torta intera. Dopo aver reso tutto in briciole l'interno della torta, io ho tolto le croste perché erano troppo dure, insomma potete tenere la parte più morbida della torta. Mettiamo da parte la torta. Adesso dobbiamo fare la crema frosting, perché sarà il componente aggiuntivo a tutta la torta. Questo renderà tutto l'impasto tipo polpettoso, in modo da poter poi creare delle polpettine che saranno i nostri cake pops. Potete creare la frosting, che sarebbe una crema di zucchero a velo, burro e vanillina. Altrimenti potete utilizzare una crema che sia pasticcera o al limone, insomma la crema che più vi piace da incorporare alla vostra torta. Mi munisco di una ciotolina, 2 pacchi di zucchero a velo che sono da 125 grammi l'uno, quindi 2,50. Io poi ho preso l'aroma per dolce e fiori d'arancio, una bacca di vaniglia che da metà bacca, insomma, utilizzerò i semini per aromatizzare questo frosting, e del burro. Il burro deve essere la metà dello zucchero a velo, quindi questo è 125 grammi. Tutto questo peso dovrebbe essere l'ideale per tutta un'intera torta. Se al massimo viene troppo la torta troppo bagnata, aggiungetevene poco alla volta dopo. Mettiamo il burro in una ciotolina. Il burro deve essere a temperatura ambiente perché deve essere morbido ma non liquido. Aggiungo le 2 bustine di zucchero a velo, un cucchiaino di aroma ai fiori d'arancio. Incidiamo la bacca di vaniglia. Di vaniglia, gentilmente consigliata da Andrea, la mettiamo nello zucchero perché così si aromatizzerà alla vaniglia. Piccolo tips and tricks. Okay. E adesso possiamo mischiare il tutto. Iniziamo. Nostra frosting finita, come potete vedere è bianca, ovviamente potete colorarla, aromatizzarla, potete metterci le fragole, il cioccolato, quello che volete in questa frosting. Questa è la base, insomma, del frosting o crema al burro. Adesso dobbiamo incorporare la crema frosting all'interno di questa torta. Questo è l'impasto dei nostri cake pops. Come vedete diventa proprio un impasto, la nostra mega cake pops, che andremo poi a dividere successivamente in tante piccole palline. Adesso vi servirà una placca da forno o una superficie da inserire poi nel frigo con tutti i nostri cake pops da raffreddare, della carta forno appunto per non far appiccicare poi i cake pops. Nel frattempo ho sciolto a bagnomaria 4 cubettini di cioccolato bianco, perché inizialmente questi mi serviranno da colla tra i bastoncini e i cake pops, le palline di cake pops. Come bastoncini io ho deciso di utilizzare delle cannucce colorate e li ho tagliati a metà perché erano troppo lunghe. Questi qua appunto saranno i nostri stecchini per i cake pops, ma voi potete utilizzare gli stecchini, quelli semplici, per fare gli spiedini, oppure se trovate i bastoncini da lecca lecca, quelli originali. Per prima cosa prendo un po' del mio impasto, in base a quanto voglio far grandi questi miei cake pops, e inizio a lavorare la mia pallina. Vi consiglio di non farle troppo grandi, ma nemmeno troppo piccole ovviamente, però troppo grandi saranno difficili da mangiare e difficili anche da bagnare, quindi meglio questa misura standard. Dopo aver fatto la nostra pallina, la andiamo ad appoggiare sulla nostra carta da forno. Fatto tutte le palline, prendiamo la cioccolata, quella fusa, e i nostri stecchini li intingiamo nella cioccolata bianca. Infiliamo lo stecchino all'interno della nostra pallina, attenzione a non infilarlo oltre la metà. Quando andremo a mettere per un quarto d'ora in frigo tutte le palline con i nostri stecchini, il cioccolato si solidificherà e questo farà proprio da tappo, in modo che quando poi dopo li andiamo ad intingere tutti nella cioccolata ci faciliterà il lavoro, insomma. Andare a sciogliere il cioccolato, quindi
Io utilizzerò 3 tavolette di cioccolato bianco. Voi potete utilizzare il cioccolato che più vi piace, anche quello con all'interno qualcosa di particolare, non lo so, cioccolato a mirtilli, cioccolato all'arancia, con i pezzi di caramello, insomma, quello che più vi piace, tanto poi quando sarà fuso e immergerete il Cake Pops, verrà tutto agglomerato di tutto ciò che c'era comunque all'interno del cioccolato e creerà, darà quel tocco in più, insomma, ai vostri Cake Pops. Inoltre io ho questo colorante in gel color glicine che ne andrò a mettere un po' quando il cioccolato sarà già fuso. In questo modo andrò a girare velocemente per non creare grumi e non raffreddare troppo il cioccolato, e dopodiché avrò il mio cioccolato colorato pronto per essere utilizzato con i Cake Pops. Dopo aver fuso il cioccolato e averlo colorato, il mio ho preso il colore grigio. In una ciotolina ho messo il cocco disidratato. Allora, ho tirato fuori dal frigo i nostri Cake Pops, che come vedete la parte di cioccolato si è solidificata per bene. Io ho messo il cioccolato in un bicchierino alto, in modo che posso immergere per bene il mio Cake Pops, girarlo, farlo sgocciolare e poi intingerlo nel cocco. Quindi inizio. Ho sciolto anche l'altra tavoletta di cioccolato bianco, questa non andrò invece a colorare. L'ho sciolta nel microonde, ho fatto 3 sessioni da 30 secondi l'uno, quindi i primi 30 secondi, poi ho girato, l'ho rimessa nel microonde, altri 30 secondi, ho girato ancora e l'ultima mandata di 30 secondi dove appunto diventa in questa consistenza qui. Molto liquida, la consistenza perfetta per inzuppare i nostri Cake Pops. Quindi inizio anche con questo. Se volete aiutarvi con il cucchiaino in modo da non rompere il Cake Pops, se siete più sicuri. Se volete potete mettere ancora un po' di scaglie di cocco. A piacere. Questo è il risultato finale, spero che questo video vi sia piaciuto e questi sono i miei Cake Pops.